Si stanno spegnendo le polemiche, almeno per quanto riguarda un po' la Juventus, ma anche in generale, perché adesso conviene a tutti quanti che venga abbassata un po' la guardia su questa vicenda, le situazioni del calcio scommesse. In questo contenuto però parleremo dello scudetto di Marotta, l'attuale ADL dell'Inter. Successivamente, più tardi, invece, entreremo in quella che è la formazione della Juventus pre-Milan, le dinamiche e gli errori che sta per commettere ancora una volta Allegri, ma nel prossimo video. Ricordo, appena uscita la notizia di Fagioli, naturalmente cosa rischia la Juventus, e tutti quanti a dire cosa rischia la Juventus, come sempre. E se Fagioli ha scommesso sulla Juventus, è su guai per la Juventus. Il giocatore prende 5 anni sicuro, si è scommesso sulla Juventus. Intanto apro e chiudo parentesi, la Juventus ha agito in maniera perfetta in questa fase, in questa vicenda, in maniera irreprensibile, come sempre d'altra parte, ha fatto i passi giusti. Quindi tutte le stupidaggini che dice Corona a proposito della Juventus, a proposito della mancata denuncia e via dicendo, rimangono appunto stupidaggini, che poi sono il concetto della sua vita, le stupidaggini. Perché alla fine Corona fa stupidaggini. Le stupidaggini addirittura lo hanno portato in galera, perché si ricatti la gente su cretinate, su stupidaggini, come uomo. Poi se tenti di colpire ancora, sono ancora di più stupidaggini, diventano poi cose serie quando ci va per lo mezzo la vita delle persone, la dignità e la serietà delle persone. D'altra parte lui tenta a minare la dignità, la serietà della gente. Ora addirittura se ne è venuto che un giocatore dell'Inter sarebbe dell'altra sponda, che ce ne frega a noi che c'è un giocatore dell'Inter che è dell'altra sponda. È una cosa che, se voleva infangarlo questo giocatore, certamente non lo ha infangato, assolutamente. Uno nel letto proprio fa quello che vuole. D'altra parte anche il suo deretano, quello di Corona, per molto tempo è stato a disposizione di Lele Mora. Quindi pensate bene se lui può permettersi di far venire fuori la voce che un giocatore dell'Inter, piuttosto che di un'altra squadra, possa essere dall'altra sponda. Chi se ne frega? Chi se ne importa nel 2023? Vuole sfondare per forza all'interno della società civile con quelli che sono gli argomenti più pruriginosi, ma lo erano. Lo erano da tanto tempo, quindi che Corona mo vuole la finisce col calcio scommesso, dove non ha niente in mano, cioè ha avuto 2 o 3 nomi che sono usciti dalla procura, li ha fatti, li ha detti prima di tutti quanti e mo cerca di cavalcare, ne sta facendo altri che non sono assolutamente sotto osservazione. E dicevamo che Tonali ha ammesso di aver giocato il Milan, la sua squadra. Il Milan non rischia niente, ci mancherebbe altro. Ma quando si parlava di Fagioli, solo perché teneva la maglia bianconera, parlavano di 5 anni. La Gazzetta di Tonali parla di 1 anno di squalifica. Vabbè, giocato sulla sua squadra è 1 anno. Questa poi è la differenza. Questa è la differenza. A me non me ne importa Tonali cosa ha giocato. Un giocatore che mi piaceva moltissimo, in un Brescia Salernitana di Serie B, gli diedi 9 addirittura, in pagella, perché fece una partita sontuosa, Salernitana-Brescia, alla Rechi. Devo ammettere che
Ora mi fa schifo, perché uno che gioca mi fa schifo. E io non lo farei più giocare a calcio, ma né a lui, né a Fagioli, né a chi eventualmente scommette. Sono tanti, lo so, questi due o tre si sono cavitati dentro per effetto di una indagine della Procura di Torino che investigava sui siti illegali ed è uscito il nome di Fagioli, che adesso sta praticamente dicendo tutto alla stampa, a tutti quanti, addirittura come si chiamava X France, ha detto che si chiamava, nel nome con il quale giocava. Vabbè, è una pagina nera, per me questi qua che hanno giocato, se hanno giocato è una pagina nera, vanno cancellati, vanno estromessi fuori dal calcio, ma la mia opinione. Non basta una squalifica. Poi li vogliono far giocare, io mi auguro che Fagioli non metta mai più la maglia della Juventus. Sono molto drastico. Perché sono drastico? Perché abbiamo scoperto le giocate. E fino a questo momento non è venuta fuori la notizia delle combine. Perché una cosa sono le giocate, ed è un fatto proibito ai tesserati, giocare il calcio, poi possono giocare qualsiasi altro sport, qualsiasi altra disciplina. Ma nello stesso momento la combine è tutt'altra cosa. La combine vuol dire che tu ti vai a giocare una partita, sai già come finisce. C'è già un accordo. L'hanno fatta, fra virgolette, la partita. Cosa che ancora deve emergere, non c'è in questa situazione che è venuta fuori. Per il momento non sappiamo di combine. A dire il vero, Fagioli è stato, diciamo, setacciato nella sua vita negli ultimi 2 o 3 anni, ne stiamo leggendo di cotte e di crude. Quindi si esclude anche per Tonali probabilmente la combine. Non so fino a che punto però questa inchiesta possa arrivare alle combine, anche perché è stata un po' frenata dall'azione di Corona, che ha detto i nomi e ha fatto inquinare le prove per quel che riguarda gli altri scommettitori, i quali adesso stanno cancellando chat, discussioni, stanno eliminando i telefoni. Stanno proprio eliminando i telefoni. La ludopatia per quanto riguarda Fagioli è un fatto reale, però, come ho già detto in altre circostanze, è ludopatico. Esiste la ludopatia, ma non è scemo. Se sei ludopatico ti giochi i cavalli piuttosto che il tennis, la pallacanestro, il rugby e via dicendo, non giochi il calcio. No, non ti è consentito. Tu una cosa non devi fare, non giocare le partite di calcio, tu che cosa fai? Vai a giocare le partite di calcio. Allora questo è proprio stupido col cervello. Ecco perché io Fagioli l'ho. Ci ho messo una croce sopra. Perché si mette la maglia della Juventus, per me chi si mette la maglia della Juventus è sacro. Detto questo, è evidente che la posizione di Tonali dal primo minuto in cui è venuta fuori ha stuzzicato l'appetito dell'Inter, l'appetito di Marotta, il quale ha dichiarato pubblicamente, potete leggere, trovare le sue dichiarazioni audio, e scritte virgolettate: se Tonali ha giocato sul Milan, ha detto Marotta, devono togliergli lo scudetto al Milan, l'ultimo scudetto vinto. Parola di Marotta, amministratore delegato della fallita di Milano, l'Inter. Ecco perché
insistono, dove vogliono arrivare. Ecco perché l'inchiesta si è bloccata. Marotta che rivendica, probabilmente, essendo arrivata all'Inter seconda, lo scudetto 2021-2022. Ci stanno pensando. Questi ci pensano. Guardate l'azione del 2006, cosa ha combinato? Ha combinato che a ogni piè sospiro dicono mandate la Juve in Serie B. Perché fu tanto facile quella volta mandarla in Serie B senza aver commesso nulla, che ogni cosa che esce mandate la Juve in Serie B. E così Marotta, che sveste i panni del dirigente e si mette i panni del capo ultras, dei tifosi, del tifoso, e dice: lo scudetto ha tolto al Milan. Senza vergogna. Sono senza vergogna. Per loro è tutto facile. Cioè questi non riescono a vincere sul campo, imbrogliano, sono falliti e minano le vittorie altrui. Se lo dice Marotta, lo può dire qualsiasi altro tifoso dell'Inter. Diventa la barzelletta che la ripetono. Cioè la bravura dei tifosi dell'Inter è quella di aver saputo gestire fuori dal campo la strada per infangare gli avversari. Ma perché? Perché giornalisti tifosi dell'Inter, cantanti tifosi dell'Inter, presentatori tifosi dell'Inter, tutti i tifosi dell'Inter in ogni settore hanno smesso la loro professione, sono diventati ultras nei loro settori e hanno usato la loro posizione per parlare degli altri, buttando fango sugli altri. E allora i personaggi un po' più famosi che tifano Inter sono stati i devastatori dell'opinione pubblica, perché hanno chiamato in guerra i tifosi dell'Inter, frustrati, perdenti, i quali dalla rabbia che hanno, perché sono perdenti, si trasformano in leoni dietro le tastiere, sui posti di lavoro, attraverso le loro professioni. Quasi la stessa cosa è stata fatta a Napoli, ma il Napoli non ha quella frustrazione che ne hanno gli interisti, perché a Napoli sanno fare bene autocritica molte volte, ma hanno colmato il gap con la Juventus e con il Milan, perché l'hanno colmato il gap, andando sempre ad avere i migliori giocatori del mondo in squadra. Da Jepson a Omar Sivori, ad Altafini, a Clerici, a Vinicio, a Kroll, a Maradona, a Careca, a Savoldi, non si sono fatti mancare niente. Hanno avuto i migliori giocatori del mondo, si sono divertiti a Napoli con i campioni. Dice, ma non hanno vinto. Però si sono divertiti, hanno avuto Maradona. Credo che Maradona in squadra valga più di 20 scudetti. Vale di più di dei 20 scudetti, dei 19 scudetti dell'Inter e della decina del, pardon, dei 19 scudetti del Milan e di una decina dell'Inter, perché quelli dell'Inter poi una decina sono. Perché quelli post-calciopoli non si contano. Perché lì l'Inter doveva andare in Serie B, lo diceva Palazzi nella sua relazione,
sono prescritti. Con Recoba hanno fatto 11 campionati falsati, dovevano andare in Serie B per 11 volte. Qualcuno lo hanno vinto così in malo modo durante il corso della loro storia, non sono più di 10. Per cui sicuramente Napoli è meno frustrata calcisticamente dell'Inter, perché ha avuto grandissimi campioni. Ha scritto la storia con i calciatori il Napoli. E alla condizione di non vittoria rispetto al potere del Nord, hanno risposto portando in Italia i giocatori più forti del mondo. Secondo me questo è molto importante. Ecco perché il Napoli, a mio avviso, è una squadra di prima fascia. In Italia oggi hanno Osimhen, hanno Kvaratskhelia, certo, nulla a che vedere con i giocatori del passato, però hanno comunque una buona squadra. Hanno avuto sempre presidenti di un certo livello, a parte Naldi e qualche altro. Ma l'Inter è una squadra di perdenti e di pezzenti, di impostori. I Moratti sono due delinquenti, padre e figlio, ma non lo dico io, lo dice la storia. Moratti, che era il presidente dell'Inter, era il fratello scemo della dinastia, fra l'altro quello che combinano in Sardegna, non è che sto qui a dirlo. Quindi quando Marotta rivendica lo scudetto del Milan di 2 anni fa, dopo che ne aveva vinto uno l'anno prima, l'Inter, proprio con Marotta e Conte, della tanto odiata Juventus, manco a farla apposta, non pagando gli stipendi, quindi quello era uno scudetto che andava sottratto, in un anno in cui non si doveva giocare, l'anno del Covid, senza spettatori e con le 5 sostituzioni, che era anche un anno, diciamo, zero. Ecco perché molte cose vanno approfondite e vanno dette. Mo Marotta vuole lo scudetto, ma con quale faccia? Ancora questi perdono sul campo e vogliono lo scudetto a tavolino, ma con quale faccia? Con quale faccia? Ma che vergogna! Ecco perché io preferisco i tifosi del Napoli, che per quanto sono censori e per quanto da Napoli partono poi le inchieste farlocche contro la Juventus, dietro ogni inchiesta ci sta Napoli, ci sta Milano, però preferisco Napoli. E quantomeno loro sanno di imbrogliare anche quando fanno partire le inchieste, sanno di stare imbrogliando. Cioè il loro essere imbroglioni vorrà dire far partire delle inchieste, delle accuse imbrogliando. Quindi Marotta, che vuole questo scudetto, poi parla anche di scudetto. Sa di non avere una rosa all'altezza della situazione, perché soltanto gli scemi sono i pappagalli di chi continua a dire che l'Inter ha la rosa migliore del campionato. Ma quale rosa migliore del campionato? Una rosa lunga ma scadente. Diciamo la verità. Ma ha un ottimo establishment, una grande società, una grande dirigenza e un bancarottiere come presidente che sta più nelle aule dei tribunali che per strada. Giocano bene però, l'Inter gioca bene, è col gioco che colma il gap che c'è appunto tra loro e le altre squadre. La Juve ha l'organico più importante della Serie A, ma è ridotto male dalle uscite di Allegri. Anche senza Pogba, che non ha mai giocato, e Fagioli, è l'organico più importante. Purtroppo giocano fuori ruolo, li mette fuori ruolo e fa giocare Miretti. E quindi diventa gioco forse una squadra provinciale scarsa, per come la mette lui. Ma se andiamo a prendere i calciatori, ma qua scarsa.
con Bremer 50 milioni, Locatelli 40 milioni, Rabiot nazionale francese, McKennie pagato 30 milioni, Vlahovic pagato 90 milioni, Chiesa pagato 60 milioni, Weah pagato 19 milioni, Kostic pagato 11 milioni. È scarsa. È scarsa. E me la prendo con quei farabutti di tifosi della Juventus, quelli che sui social, peggio degli interisti, scrivono che la rosa della Juventus fa schifo perché devono giustificare le malefatte di quel delinquente calcistico che la Juventus ha sulla panchina. Marotta l'ha detto. Ha detto la Juve senza coppe, la Juve è un organico importante, la Juve è la favorita numero uno dello scudetto. Lo dice Pioli, lo dice Marotta. No, sto telefono non si sta zitto. Abbassiamo sta suoneria se ci riusciamo. Vediamo un po', scusatemi. Ecco qua. Noi che facciamo? Diciamo che la Juventus non va bene perché non ha l'organico, perché così devono giustificare Allegri in panchina, la rovina della Juventus e Allegri. Quindi Marotta gliel'ha detto Pioli, glielo stanno dicendo tutti quanti, gli esperti veri glielo stanno dicendo. E non mi venite a dire che vogliono mettere pressioni, non vogliono mettere pressioni, no, quelli si rendono conto. Dai all'Inter un giocatore come Bremer, dai all'Inter un attaccante come Vlahovic, dai all'Inter un esterno e interno e centrale come Chiesa. Certo, sulla fascia devo dire che Dumfries è il migliore di tutti, ci sta. Barella è un ottimo centrocampista, ma Barella mica è meglio di Rabiot. Se giocano Locatelli e Miretti, c'è la Noglu e l'altro, Amiti, come caspita si chiamano, sono superiori. Ma se gioca McKennie, mica sono superiori quelli là. Vabbè, possiamo parlare fino a domani mattina. Mi fermo qui, prossimo video, le formazioni. La formazione base importante della Juventus e come la sta snaturando Allegri in prospettiva Milan. Vi ringrazio per avermi seguito, vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube Sergio Vessicchio, ad attaccare la campanella delle notifiche, a mettere un like se lo ritenete opportuno e a fare un commento se lo ritenete ancora più opportuno. È inutile che scrivete per difendere Allegri che la Juve non ha la rosa, perché li cancello. O vi insulto o li cancello, perché voi pensate che venite ad insultare a me sulla mia bacheca. Non ci pensate proprio, perché io lo faccio così. Quindi, se volete partecipare, lo dico agli allegriani, agli interisti, agli altri, partecipate con serietà e con correttezza, perché io non ve la faccio buona. Dite quello che volete, ma non vi permettete nemmeno di pensare che scrivendo in un certo modo volete difendere Allegri. Questo è un canale anti-Allegri, ve l'ho detto già, è un canale pro-Juventus.